benvenuti nella nostra casetta a Napoli. Allora ragazzi, non vedo l'ora di farvi questo tour di questo mini appartamento nel centro di Napoli e vorrei iniziare questo tour dicendovi il prezzo. 503 euro per un mese intero, direi una cifra ridicola! Cioè è folle, l'abbiamo pagato, cioè quanto gli appartamenti che avevamo preso in Polonia, cioè è pazzesco, davvero super economico, sicuramente anche perché l'abbiamo prenotato praticamente un anno fa, quindi abbiamo beccato un'offerta mega galattica, quindi vi consigliamo sempre, se dovete prendere degli appartamenti con Airbnb, di farlo parecchio in anticipo perché potreste beccare delle offerte davvero speciali. Allora ragazzi, partirei spiegandovi un po' com'è strutturata questa casa. Qui c'è un mini salottino, direi, questa poltrona con questo tavolino. Qui abbiamo una finestra bella grande e poi qui c'è l'angolo cottura con il tavolino che ha una penisola per mangiare. È un bilocale, nel senso che comunque il letto è separato dalla cucina, come poi vedremo, e non è male perché almeno non dormiamo con la puzza delle padelle. Quindi è un punto in più comunque, che nonostante sia piccola sono stati creati due spazi per dividere la zona della cucina dalla zona letto, quindi non male. E io farei vedere la lampada che è dietro di te, che è molto carina. Sì. Carina, cioè bellissimo. Se uno si vuole mettere tipo a leggere, no? Sì. La sera sulla poltrona, sì. C'è la lampada. Infatti volevo subito dire una cosa, la particolarità più bella di questo appartamento è che è davvero studiato nei minimi dettagli. Ogni angolo ha delle parti di design super carine, super particolari, è raffinato, sì. Non so come dire, cioè guardate, no? Con due cuscini, con i disegni sopra, cioè comunque non è proprio facilissimo trovare degli appartamenti così ben strutturati. Guardate che carino che hanno creato delle cornici mantenendo il muro antico. Questo cioè, è bellissimo, sembra proprio un quadro, invece è semplicemente tenere il muro vecchio. E volevo subito dire anche che una parte che mi piace tantissimo di questa casa è sia il soffitto che il pavimento. Infatti lo puoi far vedere che ci sono queste travi di legno. E legno bello, cioè, e anche le lampade sono molto belle, sono un po' in stile industriale, però un stile industriale molto moderno, luminoso. Sì, cioè, che no, poi sta bene nella casa. Esatto, perché a volte lo stile industriale è un po' cupo. E il pavimento, ragazzi, guardate che bello. È bellissimo ed è questo tipo di pavimento in tutta la casa, mi sembra. Sì. Qui ragazzi abbiamo una chicca perché abbiamo il balconcino e nel centro di Napoli è davvero una figata. E questo è il nostro balcone, è molto piccolo, guardate, però ci sta, meglio di niente direi. Meglio di niente, esatto. Ok. E poi guardate che belle le tende, che sono di lino. Sono quelle che vendono all'IKEA, me le ricordo, però sono molto belle. Sono molto belle, sì. Queste, sì. Guardate che idea carina, qui la proprietaria ha lasciato uno spazietto, un quadrato, dove attaccare tipo i ringraziamenti, no? Thank you for your kindness and hospitality. Sì, penso che noi siamo le uniche italiane che abbiamo soggiornato qui. E una cosa super carina è che la proprietaria ha messo questo spazio con la cartina e delle idee per dove andare a mangiare. E poi le persone hanno seguito questa linea e hanno attaccato altri post-it su dei posti che consigliano loro perché magari hanno mangiato, sì, lì e si sono trovati bene. Secondo me noi adesso diamo una bella occhiata generale che magari vi portiamo a mangiare in qualche posto che ci consigliano, insomma, in questo angolino. Guardate qui anche questa nicchia super carina dove uno può mettere quello
un po' di impicci vari. Sì, gli impicci, infatti noi abbiamo messo il nostro pulisci computer, il caricatore, i fazzoletti, qua appoggiamo le chiavi, il telefono. E cioè è pazzesco, come vi dicevo prima, che proprio c'è una cura nei minimi particolari, perché guarda qui con il vetrino sopra. Questo per appoggiare le chiavi, qui ci sono delle caramelle. E adesso passerei alla cucina. Allora, carina l'idea di fare questa penisola per mangiare, perché dato che comunque lo spazio è poco, secondo me è una buona idea. Sì. E volevo subito dire che è super carino il piano. No, vabbè, è carinissimo. Cioè, sembra proprio legno preso e non aggiustato, no? Sì. Poi ovvio che sia aggiustato, sì, però cioè, è proprio tenuto, è finto, però cioè così. Proprio bello. Questa roba è stata tutta data dall'appartamento. I plum cake, le marmellate, le crostatine. Le noccioline no, Le noccioline no. Allora, questa è la cucinetta e vi dico subito, vedete, cioè come vi dicevo, guardate, abbiamo la camomilla, il tè, il Nesquik, qui altro tè e camomilla, il caffè orzo, il caffè solubile, altro caffè solubile, cioè, il sale, lo zucchero, il pepe, spezie, peperoncino, cioè ci è andata davvero bene, sì, perché comunque risparmi, non devi comprare il tè, devi comprare la colazione, non devi comprare, insomma, alla fine. Sì. Sapete anche che ci hanno dato incluso, ragazzi? L'olio extravergine. Già. Uno, questo qua, Monini. E un altro. Sì, De Cecco, sì, che però è quasi finito. Sì. E abbiamo anche l'aceto balsamico. Cioè, assurdo. Cioè, folle, ragazzi. E lo svelto per lavare. Sì. E quindi dopo avervi fatto vedere tutta la roba inclusa nell'appartamento, andiamo in ordine. Quindi qui c'è la penisola, come vi dicevo, gli sgabelli super carini. Cioè, un'attenzione ai dettagli davvero ottima, direi. Sì. Guardate qui, caffè corner, e qua c'è il caffè da fare con la moka. Sì. Le due tazzine. E poi qui abbiamo una mensolina per riporre delle cose. E qui abbiamo i vari utensili da cucina. Le forbici, no? Queste cose. I mestoli. Le posate. L'unica cosa è che non ci sono dei coltelli buoni. Sì, è vero. Cioè, ci sono i coltelli per mangiare, no? Sì, non ci sono i coltelli, diciamo, per tagliare. Per tagliare, esatto. Che infatti stavamo pensando magari di comprarne uno. Sì. E questa è la nostra cucinetta. Guardate che carine le mattonelle. Queste poi sono belle, cioè sono proprio belle mattonelle, sì. Sono super carine. Il lavandino piccolo, però molto carino. Guardate, sì, con i due. No, è carinissimo. Com'è che si chiama? Il rubinetto, diciamo. Sì. E qui abbiamo un piccolo colino per scolare, sì, diciamo. Mm-mm. E qui abbiamo altre cose per appendere. E qui una piccola mensolina dove ci sono le tazze. E poi per cucinare abbiamo la piastra. Sì. La solita famosa piastra induzione. Esatto, questa che spesso mettono queste, sì, diciamo. E qui abbiamo un piccolo frigo che non è manco poi così tanto piccolo, perché sì, ne abbiamo avuti anche di molto più piccoli, tipo, certo, della metà, sì, di questi. Ha voglia. Quindi, infatti questo è già grande. Ok. Con anche il coso del ghiaccio. Ragazzi, non vi spaventate, è ancora vuoto perché oggi è il primo giorno che siamo qua e dopo questo video andiamo a fare la spesa. Esatto, quindi... e registreremo lo suo dalla spesa tutto insieme. Qui abbiamo un angolino dove si possono appendere i vestiti, anche se noi abbiamo preso le, come si chiamano, attaccapanni. Gli attaccapanni li abbiamo messi in un punto in camera perché qua è troppo vicino alla cucina, secondo noi, cioè si impuzzoliscono. E qui abbiamo messo le giacche, le abbiamo appese qui. Sì. Sì, qui avrei fatto, secondo me, magari un armadio chiuso. Qui hanno messo le padelle, le pentole, perché non c'era spazio. E poi qui abbiamo delle cose per riporre impicci vari. Guardate che figata, ci hanno incluso, diciamo, due ombrelli, se servono. Che non è male. E un ferro da stiro di questi a vapore. Mm-mm, che è comodo. E guardate dove abbiamo messo i vestiti. Ta-da-da-da! Tutti in un cassetto! Ci sono stati tutti! Tutti! Tutta la nostra roba!
perché una pecca è che non c'è un armadio. Eh sì. E non c'è una piccola parte per la dispensa. Sì. Essendo turistico, quasi sempre, secondo me, immaginano appunto che uno non è che si fa una spesa, no? E qui dove metti la roba, tipo la pasta, ste cose, dove la metti? Noi abbiamo liberato questo, così buttiamo tutto qua dentro. Sì. Abbiamo fatto così. E adesso, ragazzi, vi ho fatto vedere la parte del salottino barra cucina e andiamo nella camera da letto e vi porta Chiara. Bene, quindi, ragazzi, praticamente qua per separare cucina e camera da letto hanno costruito questo arco quadrato e così almeno, cioè non è che ci sia una porta, quindi l'odore potrebbe comunque sempre andare, però meglio che avercelo nello stesso ambiente, cioè secondo me ci sta, è più carino. Sì. E quindi andiamo in camera. La camera è veramente super carina perché, cioè ragazzi, qua abbiamo un letto matrimoniale vero e proprio in una casa così piccola, è una bella cosa. Perché raramente negli appartamenti che ci sono capitati avevamo proprio un letto matrimoniale, sempre una piazza e mezza. Da notare tutti gli accessori, anche in cucina e anche di qua, tutti dell'IKEA, infatti queste lenzuola sono dell'IKEA, i cuscini dell'IKEA, si vede subito. Cioè pure qua è tutto fatto veramente con cura, guardate ad esempio qua. C'è di nuovo questa nicchia dentro al muro, di nuovo con la base di vetro, dove puoi mettere comunque le tue cose. Qua ci hanno lasciato dei libri da leggere, Il Piccolo Principe o altre cose. Qua delle cosine attaccate, cioè è veramente carino. È così un accessorio in più, però ti fa sentire più come se fossi a casa, no? Sì. Poi qua di nuovo la tenda di lino dell'IKEA e qua abbiamo un altro balconcino. Fatto uguale a quello di prima, con vista su Napoli, ragazzi. Qua che cosa c'è? Io pensavo che qua ci fosse la cassaforte per come è fatta. Ah, ok. Perché invece no. No, c'è una nicchia. C'è un'altra nicchia nel muro. Qua sopra abbiamo una televisione che funzionano tutti i canali tranne la Rai. Vabbè. Però chi se ne frega. E quindi così almeno la sera uno si tiene la televisione accesa. Qua abbiamo questo attaccapanni dove ci abbiamo messo le camicie, che almeno non le teniamo tutte piegate, ma le teniamo appese, un minimo si stirano. E invece qua sotto abbiamo ricavato questa cesta che la ragazza aveva messo sotto al lavandino per ritirarci gli asciugamani. Noi adesso gli asciugamani li abbiamo messi lì perché ovviamente li stiamo usando per lavarci, e quindi abbiamo ricavato questa cesta per metterci i panni sporchi prima di lavarli. Non c'è la lavatrice, ma ormai siamo super abituate a questa cosa e quindi abbiamo pensato che laveremo a mano come nostro solito. Infatti c'è anche il detersivo, quindi ci sta. Magari alcune cose, se abbiamo cose complicate, ad esempio se vogliamo cambiarci le lenzuola nel mese, ovviamente non ho controllato se ci sono di ricambio, magari quelle le portiamo in lavanderia. Poi qua, come vi abbiamo detto, abbiamo i due asciugamani per la doccia, che sono morbidissimi. Sì, un casino. Cioè, sono veramente morbidi. Questo è il mio e questo è quello di Lucrezia. E guardate per appenderli che hanno carini, messo. Gli omini sono carini. E ragazzi, quindi prima di far vedere il bagno, io volevo far vedere una cosa del letto. Ok. Cioè, guardate ragazzi, io non me ne ero neanche accorta. Qua dietro alla testiera del letto, che è veramente super carina, fatta di legno, anche questa sembra fatta a mano, ci sono tutti questi ingarbugliamenti di luci. E cioè, guardate sì, sì, ragazzi, quanto è carino. Di sera è carinissimo, che ieri sera ci siamo messe con il computer a guardare qualcosa su internet, avevamo tutte le luci spente tranne quelle lì dietro, cioè da un'atmosfera stupenda. E poi abbiamo anche due piccole lampadine. Sì, è vero, qua, che si possono spostare come vuoi, tipo per leggere. Sì. No, sì. Adesso passiamo al bagno. Ce n'è da dire. Il bagno ce n'è da dire perché è una parte super carina e super strana, perché non abbiamo mai avuto un bagno così, perché è praticamente un bagno aperto. Ci sono solamente questi vetri, che però sono vetri un po' oscuranti. Stavo cadendo. Sono vetri comunque un po' oscuranti, perché se io vado qua dentro
Mi si vede? Un po' sì, Un po' sì, però dico, comunque non si vede. Ah, no, 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 sono oscuranti. Infatti, qua c'è la doccia che adesso vi facciamo vedere e abbiamo pensato, ovviamente, quando ci facciamo la doccia che una sta di là. Direi. Per forza. Cioè... Però è carinissimo perché se loro avessero fatto proprio delle porte, così un bagno normale... Anche qua dava oppressione, no? Perché è veramente piccola la stanza e quindi ci sta a mettere degli specchi, cioè, quindi chi se ne frega. Di qua c'è la doccia. Non riesco a capire se il pavimento è fatto apposta oppure è rovinato. No, no, è fatto apposta. È fatto apposta, sì, vero? Sì, 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 è fatto apposta. Lì abbiamo appoggiato tutte le nostre cose, shampoo, bagnoschiuma, la lametta. E questa è la doccia che è veramente anche questa super carina. Ha sia il getto in alto che non sposti, sia il docciatore normale. E qua c'è il dispenser del bagnoschiuma e dello shampoo. Poi da questa parte invece c'è la parte del lavandino, anche questa è super super carina, è piccola però è cioè, veramente fatta bene, anche qua hanno ripreso lo stesso legno della cucina, guardate il lavandino quanto è bello. L'unico problema di questo lavandino è che mi sa che si intasa molto facilmente. Sì, perché non scorre tanto bene l'acqua, sì. Ma ci capita in ogni appartamento in cui andiamo. Sì, quindi... invece la doccia? No, andava bene, okay, giù, okay. Per ora andava per bene. Ora. E guardate, è veramente super tutto mignon, però alla fine ci siamo fatte stare tutto. Qua abbiamo appoggiato la nostra cosa con tutto dentro, le creme... Qua sopra abbiamo messo i deodoranti, le cose per lavare il viso, il dentifricio e guardate quanto è carino, oh, lo specchio, cioè è carinissimo e qua c'è un'altra luce. Esatto, no, super mega carino, sì, davvero. Ma poi quanto sono carine le lampadine, sì, cioè, sì, proprio sì. Tutte le luci, pure qua, no? Sì, che sì, guardate. Quello che c'è in cucina, cioè sono bellissime. E poi manca il water e quindi qua si apre questa porta scorrevole, sempre di legno, e qua c'è lo spazio del water. Carinissimo, cioè troppo carino. Sì. Qua c'è il water e qua invece c'è il bidet. Anche da questa cosa si capisce che siamo in Italia. Esatto, perché non l'abbiamo mai avuto. No, ovviamente. E anche qua ci sono delle cose che comunque non abbiamo dovuto comprare, ad esempio due detergenti intimi, poi c'è un po' di carta igienica, c'è questo rotolo e questo rotolo qua di scorta, poi quella la compreremo, e poi ci sono delle cose tipo spray disinfettante, acqua ossigenata, cerotti, cotone... Non c'era mai successo. Non è mai successo. E poi c'è cioè, questa porta è carinissima, guarda come è fatta. Sì, sopra, sì, no? Sì, sì. Cioè, no, è veramente super, super carino tutto. Perché è tutto studiato nei minimi dettagli. Qua, ad esempio, abbiamo un altro comodino con il cassetto e qua c'è il phon. E volevo dire che è anche sì. Uno degli appartamenti più puliti che abbiamo trovato. Più puliti, trovato. È vero, infatti. Noi non abbiamo ancora spazzato, siamo arrivate ieri, ma cioè i calzini sono puliti, quindi era sì, già pulito sì, prima. Sì, è proprio un casino. Poi secondo pulito. Me, quando noi siamo arrivate, la ragazza stava qua, infatti è scesa per venirci ad aspettare con le chiavi e tutto, e secondo me magari ha dato una pulita, no? Prima sì, che infatti, sì, infatti. E quindi bene, ottimo. Unica pecca che mi è venuta in mente, ma che penso alla fine sia un problema generale in Italia, è internet, valentissimo. Il video di YouTube non lo carica per niente, allora abbiamo messo il nostro internet del telefono come facciamo sempre, ma non carica manco lì. L'unica alternativa è andare in un bar, magari adatto, sai no? Sì, per fare bar dove cose. La gente va a studiare, va col computer, quindi in teoria
Bene ragazzi, abbiamo terminato il nostro tour di questa casetta. Noi adesso ci andiamo a fare la spesa perché non abbiamo nulla da mangiare. E vi consigliamo tantissimo di venire in questo appartamento se venite a Napoli, perché comunque in confronto che stare in hotel, anche prenotando appunto pochi giorni, è comunque più economico che stare in hotel. E vi trovate super in centro, perché con 5 minuti a piedi andate a spacca Napoli, quindi è perfetto. E poi è carino anche trovarsi in una casa piuttosto che in un hotel, magari... Ci sta, è carino, quindi ve lo consigliamo, vi lasciamo il nome se volete vedere meglio anche dalle foto, magari su Airbnb. E niente ragazzi, lasciateci un bel like, iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram e io direi che ci vediamo alla prossima, inizia la nostra avventura napoletana, quindi mi raccomando, siate attivi e sosteneteci. Ci vediamo alla prossima, ciao!